Durante il weekend eneba.com ha sconti grandissimi su tantissimi, tantissimi giochi. Visita eneba.com e utilizza il codice KinoTV per ottenere un ulteriore 3% di sconto. eneba.com. Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, io sono Kino e avrete già tutti visto che è partita la stagione 8. Con la stagione 8 che è partita, raga, hanno introdotto il nuovo sistema degli eroi. Finalmente, l'avevano annunciato già un casino di tempo fa, l'hype dietro era pazzesco, io non vedevo l'ora. Ora che è uscito, io premetto che sto registrando questo video un bel po' di ore dopo che è uscito l'aggiornamento e un bel po' di ore dopo che ho provato tutto. Perché? Vi spiego semplicemente il perché. Ho avuto modo di provare tutto subito, fin da subito, da appena sono partiti ogni server, però il sistema è abbastanza complesso, molto più complesso di quello che avevo immaginato. Soprattutto ci servono tantissime risorse per potenziare tutti gli eroi. Comunque mi sono fatto un po' di cultura a riguardo, diciamo che ho capito molto bene il funzionamento di tutto questo. Adesso ve lo andrò a spiegare brevemente e in maniera molto molto semplificata. Prima di cominciare, raga, col video vero e proprio, vi informo che potete appunto prendere dal registro raccolta le armi Vindertech. Sono state aggiunte alla sezione dei progetti in espansione, quindi potete prenderle, ma se avete la pazienza di aspettare, aspettate, perché avendole aggiunte come progetti espansione le troverete anche nei lama. Detto questo, io vi consiglio di aspettare e di concentrarvi, di focalizzarvi molto di più sugli eroi, raga, perché il punto di questo aggiornamento sono appunto tutti gli eroi. Cosa hanno gli eroi di nuovo? Innanzitutto ci hanno dati a tutti dei voucher, hanno detto, per prenderci gratuitamente 7 eroi a nostro piacimento dal registro. Quindi fate molta attenzione degli eroi che andrete a utilizzare. Ogni eroe, raga, quanto ho capito, ogni singolo eroe che esiste ha un vantaggio che può essere dato a un altro eroe completamente diverso da tutti gli altri. Cioè ogni singolo eroe ora ha una sua caratteristica. Ho notato che un po' di eroi hanno ancora lo stesso bonus, però a grandi linee sono davvero davvero tantissimi ora. Se prima erano contati i bonus che potevamo usare, ora sono molti molti di più. La cosa è stata calibrata bene, perché nel senso che non potremmo comunque essere potentissimi, ci hanno stimolato di più. Per esempio, io ho giocato al pomeriggio, ho provato un po' di classi e io mi sono trovato molto molto bene usando il soldato. Vi faccio vedere subito l'abbinamento che ho fatto al mio soldato. Allora raga, mi sono comprato il maestro di granate alla bellezza di tot manuali d'addestramento, non mi ricordo, e i flussi leggendari, perché sì, sono a livello 131, ma la Epic non mi vuole bene e non me lo ha mai regalato, quindi me lo sono dovuto comprare. Me lo sono comprato, mi sono concentrato più su potenziargli le granate, perché essendo che lei ha le granate molto potenti, infligge danni ad area eccetera eccetera, io ho voluto tenere la stessa utilità. Infatti andiamo a vedere come vantaggio gli ho messo granata di frammentazione. Lascia un'area energizzata che infligge 12 punti danno energetico base al secondo per 6 secondi. Il raggio base è di 0,375 unità e aumenta di 40% con ogni abbinamento. Fin qui tutto chiaro, raga. Il solito soldato, il solito con le granate, insomma, come ci è sempre piaciuto. Io voglio potenziarli le granate, ve lo sto dicendo. Ogni equipaggiamento ora dovrà essere studiato in modo anche con cui noi andremo a giocare. Per esempio, se ho la spada che fa danni critici, allora metterò un ninja che mi potenzia i danni critici appunto sulle spade, come vi farò vedere magari in un altro episodio o se mi rimane tempo pure in questo. O per esempio i soldati con il pompa, allora mi andrò a incrementare tutti i danni col pompa, sceglierò il critico. Insomma, è molto molto studiata. Ci sono delle perk particolari e nuove che ho letto. Per esempio sul soldato c'è una perk
Allora, guardate, diminuisce il recupero di allo sbaraglio del 30%. Ora, a me non interessa più di tanto questa perk. Certo, è utile se vado in missione a difendere un obiettivo, ma per farvi capire il sistema di questo nuovo sistema, scusate, vi voglio far vedere un attimo una perk molto molto particolare. Comando nevoso allo sbaraglio lancia una granata a palle di neve ogni 20 colpi che infligge 19 danni acqua di base in un raggio di 0,5 unità. Io ve lo farò subito vedere perché è una perk molto molto particolare. Appunto, mentre useremo la minigun vedrete delle palle di neve, ma io non ve lo sto a spiegare, io ve lo faccio direttamente vedere tra poco. Guardate comunque le altre perk che sono andato a mettere su Ramirez Maestro di granate. Ogni 45 eliminazioni ottieni una carica per le granate a frammentazione. Questo mi andrà a aumentare. Non è necessarissimo, però diciamo che mi faceva comodo provarlo. Poi nello zaino mi sono messo aumenta di 1 le cariche massime della granata a frammentazione, perché Ramirez ha 3 granate. Così io parto direttamente con 4. Ogni volta mi si ricarica, magari non combatto per un po' e ne ho 4 al posto che 3. E fidatevi, con le potenti come sono le granate di Ramirez, a sto punto mi conviene davvero tanto. Ora, l'unica perk che ho aggiunto, sto sostituendo, sto guardando un po', è questa bomba a grappolo. Perché? Perché non ha nessuna utilità. Cioè, ha la sua utilità, ma su Ramirez Maestro di granate neanche troppo. Perché fanno già male le granate così, diciamo, no? Quindi io andrei a mettergli un'altra perk. Per esempio, diminuisce il recupero di allo sbaraglio. Mi sono reso conto, provando magari prima, che la perk allo sbaraglio è più conveniente tenerla rispetto alle granate a grappolo. Mi conviene molto di più. Quindi io mi sono settato questa squadra di eroi col soldato e ci tengo solo a farvi vedere la perk della minigun. Non voglio fare un video incentrato su questo, vi sto giusto spiegando a grandi linee come funziona il tutto, no? Andiamo subito in missione. Allora, raga, subito, la perk particolare di Ramirez ve la faccio vedere velocemente perché vorrei dedicare il tempo più a spiegarvi il settaggio degli eroi. C'è molto molto altro che vorrei dirvi. Comunque, guardate subito questa perk particolare su Ramirez Maestro e granate. Guardate le palle di neve. Sto mirando apposta in basso, eh. Spettacolare. Questa era una delle tante. Torniamo in lobby che vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, ecco qua, un altro settaggio di eroi che mi sono fatto, per esempio, sullo straniero che mi potenzia le pistole. Come potete vedere, ho voluto dargli la stessa utilità, ovvero questo straniero mi incrementa di base il danno dei colpi critici con pistola del 25%. Raga, è una bomba, fidatevi, non ve lo faccio vedere in questo video, ci dedicherò un video, però guardate semplicemente le perk che gli ho messo. Traslazione fasica incrementa i danni della pistola di 35% per 4 secondi. Poi incrementa i danni delle pistole, quindi i danni base, di un ulteriore 17%. La traslazione fasica lascia una scia di fuochi d'artificio che infligge 3 danni base ogni secondo. Questa l'ho messa for fun perché per il momento è l'unica che ho trovato che mi ispirava. Aumenta il danno della pistola di 20% e l'impatto di 25% per i primi 6 colpi nel caricatore. Cannone fasico, usare traslazione fasica fa sì che il tuo colpo successivo con arma a distanza spari un impulso fasico, infliggendo 31 danni energetici base e perforando i nemici. Cambiare o rinfoderare le armi rimuove l'effetto. Però non mi va solo di spiegarvelo così, vi faccio vedere un attimo un piccolo utilizzo. Ah, ci tenevo anche a dirvi, se non vi siete accorti, come utilizzare il piccone, cioè come utilizzare il pugno per farmare, raga, dovete mettere il piccone e fare appunto l'attacco alternativo. Così riuscite ancora a utilizzare la carica antimateria. Perché ho notato molte persone non sanno, non si sono più trovate. Sì, non è più in basso, forse è un po' più scomodo, però ho notato che non si ricarica più, cioè lo usiamo in base alla nostra energia, col percussore è fenomenale, raga. E possiamo usarlo quante volte vogliamo, capite, no? Guardate. Basta che abbiamo l'energia in alto a sinistra. E concentriamoci sulla pistola. Allora, guardatela qui la calva. Se io sparo un colpo già. Ah, già mi ha messo la punta energetica, vedete? Ora se ricarico me la rimette, guardate. Aia. Ricarico. Dai, vieni qua. Girati. Ti voglio colpire bello in testa. Ricarico. Punta perforante. Ti aspetto. Aia, non hai fatto niente. Se non gli entra critico, io questa pistola ce l'ho percata in maniera particolare, quindi se non gli entra critico non ce la farò mai ammazzarlo.
Comunque mi basta anche fare la traslazione fasica e la pistola mi fa la punta energetica. Guarda, ti ricarico, sparo il colpo, oppure con la traslazione uguale me lo dà. Sempre colpo energetico che perfora tutti i nemici, raga. Molto semplice, il suo utilizzo molto molto utile secondo me. Anche la pistolina ovviamente, non solo l'Aquila Calva. Usavo l'Aquila Calva perché ha il colpo più potente, diciamo. Però la Whisper è un'ottima pistola anche lei, raga. E vi faccio vedere anche l'altro setup di eroi. Eccolo qua, col ninja, e mi sono fatto lo squarcio del drago. Lascia una scia persistente di energia che infligge 18 danni energetici base al secondo. Incrementa il livello critico di spade, asci, falce del 15%. I colpi critici con armi da mischia applicano il 30% di trappola e tormento. Poi aumenta la gittata di squarcio del drago, perché mi piace averlo bello lungo lo squarcio del drago a me. Ovviamente più lungo è, più zombie riesci a sterminare. E infliggere danni d'armi da mischia fornisce un assassino. Raga, comunque con questo aggiornamento io vi dico che già che ci sono delle perche che sto ancora ricercando. Perché per esempio se voglio la minigun energetica ancora non sono riuscito a trovare per esempio l'eroe che mi converte la minigun in energia. Voglio trovare quello perché Spitfire Commando, per farvi un esempio, era l'eroe più forte con la minigun energetica. Ora devo ancora ricercarlo, ci devo passare altro tempo, ovviamente col tempo capiremo bene tutti insieme. Io credo di avervi dato un'idea grossolana di quello che è il suo sistema. Dunque raga, ricapitolando, adesso gli eroi hanno un'abilità che li contraddistingue da qualsiasi altro eroe. Se io per esempio volessi usare il percussore, non è più il percussore, ma è un altro straniero. Non ve lo spoilerò perché vi farò vedere subito un altro video. E così infatti ogni nostro eroe va anche costruito, perché se le abilità di base sono quelle, comunque non sono potenti come prima, sono un po' nerfate, appunto perché noi andiamo a customizzarcele un po' come vogliamo, ce le creiamo, appunto ci possiamo ricreare l'eroe che prima usavamo. Adesso dobbiamo un attimo guardare bene, figurare un attimo come si fa, come si svolge il tutto, cercare tutti i bonus, potenziare tutti gli eroi, dopodiché arriveranno anche tutti i vari video. Io ci tengo a ringraziarvi tutti quanti, raga, spero di essere stato il quanto più chiaro possibile. Sappiate che potete supportarmi come creatore inserendo il nickname KinoTV nell'item shop di Fortnite, questo è gratis, ve l'ho già detto. Grazie mille a tutti, raga, non temete, ci vediamo domani o tra poco anche con un nuovissimo video. Bella bella!